Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, dove oggi siamo ritornati in questa nuovissima serie dove andrò a parlare delle mie prime volte, delle cose che sono successe riguardanti la mia vita, ragazzi. Oggi però appunto vi farete un po' di cazzi miei. Niente ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram e di seguirmi sul secondo profilo, anzi di seguirci sul nostro secondo profilo di YouTube, che è molto molto importante perché uscendo vlog, pranks e tutto quanto, ragazzi. Quindi seguiteci lì. E oggi andremo, ragazzi, a parlare di quella volta in cui sono stato truffato, ovvero una settimana fa, e sono molto incazzato. Quindi niente, vai con l'intro e ci vediamo tra pochissimo. Ok, allora ragazzi, sono qua, ho preso le scarpe perché sì, ragazzi, sono stato truffato sulle bellissime, amatissime scarpe Off-White. Quindi, che era successo? Partiamo tutto dall'inizio. Io una settimana fa all'incirca volevo farmi un bel regalo, perché comunque mi ero guadagnato un po' di soldi e mi volevo prendere delle scarpe belle, perché dato che io c'ho un bel po' di scarpe, volevo aggiungerne un po' alla mia collezione, perché come sapete a me stanno le scarpe, perché io come secondo lavoro faccio una specie, una sorta di modello, diciamo, perché faccio delle foto, le agenzie mi scrivono, ottengo i codici sconto e la gente, se usa il mio codice sconto, mi arriva una parte del guadagno. Però questi sono dettagli, ragazzi, lo spiegherò forse in un altro video. Però niente, allora, il fatto è che mi ero comprato delle scarpe. Quindi che era successo? Mi ero comprato queste scarpe Off-White che erano ad un prezzo all'incirca di 120 euro, perché erano scontate dalla bellezza del prezzo di 300 euro. Quindi io pensavo che fosse un bel affarone, cioè 60% di sconto. Quindi io che ho fatto? Le ho prese, ragazzi, le ho prese da un sito ovviamente non affidabile. Che coglione che sono stato. E per l'appunto io pensavo tutto andava bene, è arrivato il messaggio sull'email che posso pure vedere la spedizione del pacco. Dalla foto sembravano reali, perché comunque 300 euro per delle scarpe reali erano tanto, diciamo. Quindi niente, dalla foto c'era scritto Off-White, ok, proprio quelle originali, sembrava tutto a posto. E alla fine ero andato a vedere la cosa che mi era arrivata dopo ovviamente un mese, perché un mese ho aspettato. Sì, la spedizione l'ho pagata altri 20 euro, quindi 140 euro, figuriamoci. Alla fine quello che mi è arrivato sono queste scarpe. Allora, queste scarpe che sembrano sembrano belle, ok, però girando il lato notate qualcosa, ragazzi? Sì, perché la scritta è Off-White con la V, non con la W come dovrebbe essere le originali. Cioè, sono Off-White con la V, che tra l'altro tipo tutto morbido, sudato, cioè sembra fatto stampato, diciamo. Il materiale non è così male, diciamo, ma il punto è che non rispecchia i standard delle Off-White, cioè di sicuro, perché io me ne intendo. Poi dall'odore, porco giù del microfono, dall'odore sembra una cinesata assurda, perché puzzano, ragazzi, in una maniera assurda, diciamo. Che comunque le scarpe non dovrebbero essere così. Cioè, sembra tutto stampato. Diciamo, il materiale non è tipo di scarsa qualità come proprio quelle fake. Nel senso, come fanno di solito le scarpe. Il materiale è abbastanza buono, ma non rispecchia gli standard delle Off-White. Che comunque il materiale non è così male, ma di sicuro non vale 300 euro di scarpa questa cosa. Queste qua varranno tipo 50 euro, diciamo, 50 euro di fabbrica di produzione. E io non le ho ancora usate perché, ragazzi, comunque mi vergogno. Cioè, io ho pagato 120 euro e mi è arrivata una cagata del genere. Cioè, porco Giuda. Cioè, il design non è male, però, cioè, ovviamente le scarpe non dovrebbero essere così, diciamo. Quindi avete capito. Niente. Poi ho scoperto che praticamente questa fabbrica che produce queste scarpe c'è scritto che era Off-White, ma poi in realtà non era vero, perché comunque veniva questa fabbrica veniva dalla Thailandia. What? Cioè, veramente erano tipo delle Off-White però cinesate, una cinesata, diciamo. Niente, io mi ero incazzato tantissimo, raga, una settimana fa, ve lo dico, eh. Poi che ho fatto? Ho scritto un'email a questo qua,
Sapete cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto che non potevano fare niente e che era colpa mia se io le scarpe le avevo prese così. Cioè, in poche parole. Cioè, veramente. Io non ho parole, ragazzi, su queste scarpe. Cioè, non ho parole su questa agenzia di merda. Cioè, non un'agenzia, era una fabbrica, non c'ho parole. Comunque, io ho pagato dei soldi e pretendo che il prodotto sia reale, non quantomeno fake. Oppure se fosse almeno... Cioè, se fosse stato... non so, un prodotto fake, però di buona qualità, io l'avrei accettate. Ma il punto è che fanno pure cagare. Cioè, in una parola, ragazzi, per descrivere queste scarpe, cioè, fanno schifo, veramente. E poi cosa ho scoperto? Sono andato su questo sito e il sito non esisteva. Cioè, non esisteva più il sito, è stato chiuso, ragazzi. Quindi, figuriamoci. La cosa che vi voglio dire in questo video è di non acquistare mai scarpe su dei siti che non sono affidabili, che non sono quelli originali. O per quantomeno, se volete acquistare delle scarpe, acquistatele o sui siti ufficiali oppure su Amazon o su eBay, comunque dai rivenditori. Su Amazon non c'è niente di reale, ragazzi, perché me lo dico per esperienza. Però dovete acquistarli comunque. Se volete delle scarpe buone, acquistatele da eBay, perché ci sono i rivenditori. Però i prezzi sono abbastanza alti, diciamo. E niente, io ho acquistato online perché qua non esistono i negozi Off-White qua a Malta, per chi non lo sapesse. E purtroppo sì, ragazzi. Quindi ho dovuto acquistare online. Quindi niente, la mia lezione di oggi per tutti quanti è non acquistare mai scarpe online, perché fanno schifo al cazzo. In senso, non acquistatele dai siti non affidabili. Ovviamente non mettete mai la carta di credito se il sito non è neanche sicuro, perché dopo vi fottono la carta di credito. Altro che non vi arriva una scarpa qua, non vi arrivano le scarpe e vi fottono un po' la carta di credito. Quindi, e poi rip per tutti. Quindi niente, se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace, mi raccomando, perché comunque questi 120 euro ora li devo ritrovare. Devo fare qualche lavoretto, non so, devo andare in giro, diciamo, cercare un lavoro estivo, diciamo, per rifarmi questi soldi. Quindi niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Parla Ninja.